La pistola puntata contro, dammi i soldi, poi la fuga in moto verso la bassa padovana, rapina in pieno giorno a Villa Tora di Saonara in via Mazzini davanti agli sportelli della banca di credito cooperativo. Ancora sconvolto il benzinaio 35enne che quest'oggi si è trovato faccia a faccia con i due banditi, non vuole parlare, con lui in macchina c'era la fidanzata. Dipendente della F Petroli lungo la strada dei Vivai, il ragazzo aveva appena chiuso la pompa per la pausa pranzo e con la sua auto aveva percorso i pochi chilometri che lo separano dalla banca dove doveva depositare l'incasso del fine settimana che si era accumulato nel self-service. Quando è entrato nel parcheggio dell'istituto di credito si è accorto però che una moto lo stava seguendo e all'improvviso gli ha bloccato la strada. La scena viene vista da una signora che in quel momento stava facendo bancomat. Ho sentito che cominciava a battergli sul vetro e che diceva apri, 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 però al momento io non ho visto la pistola subito. E credevo stessero litigando perché magari aveva fatto un sorpasso e aveva tagliato la strada, una banalità. La testimone non vede subito la pistola che uno dei due rapinatori sta puntando contro il finestrino dell'auto del benzinaio, ma si rende conto che non si tratta di una lite. In quello che poi il tipo è riuscito a mettere dentro la mano, ho visto che afferrava qualcosa, quando si è alzato ho visto la pistola, sono saliti in moto e sono andati via. E appunto pensavo avessero portato via la borsa alla ragazza, invece hanno portato via l'incasso del distributore. I rapinatori riescono a farsi consegnare tutto l'incasso, oltre 20.000 euro. Poi chiedono al benzinaio di aprire il cruscotto per verificare che non fosse armato e potesse reagire. A quel punto, con il denaro in tasca, scappano. L'italiano sicuramente parlava in italiano, quello che ha parlato, l'unico dei due, l'altro della moto continuava a fissarmi perché ogni tanto mi giravo per capire, perché ho detto adesso chiamo i carabinieri, perché se continuano così, anche non sapendo che era una rapina, però era eccessivo il tono, l'aggressività che aveva. Sul posto arrivano i carabinieri che stanno verificando se qualche telecamera di sorveglianza della banca possa aver ripreso la rapina.